Buongiorno amici, benvenuti in un altro video da Credendario. Altri accessori per la Super Socco. In questo caso mettiamo le maniglie posteriori, ci sono di vari colori, anche qua vi lascio il link in descrizione. E quindi abbiamo le due maniglie posteriori, abbiamo questi due agganci, adesso vi farò vedere, e ovviamente due viti con i due bulloni con i due dadi. Allora, bisogna fare in questo modo qua, vicino. Dobbiamo solo vedere quello che è giusto, il senso giusto. In questo caso, metto qui, così. Quindi dobbiamo mettere la vite, perché c'è un destro e un sinistro. Basterà infilare e avvitare pian pianino. Nel frattempo che infiliamo il bullone, mettiamo il dado a filo, perché poi dopo è difficile da avvitare. Quindi lo teniamo fermo e avvitiamo il tutto. Perfetto. Ok, grandissimo. Adesso lo monto dall'altra parte, quindi ricapitoliamo, mettiamo la nostra staffa, dentro il buco, e questo, come vedete, sul pezzo del telaio. Così, non vi potete sbagliare perché vedete c'è un pernettino qua che va nel buco apposta che c'è qui, quindi se vedete che la maniglia è su è perché l'avete messo al contrario, perciò c'è sia il destro che il sinistro. Una volta messo, ok, si infila nel buco così ed è a posto. Infiliamo la vite. Oltretutto è filettato, perciò incominciamo ad avvitare fino a che non esce un pochettino il filetto. Ok, quando esce il filetto mettiamo il nostro dado. Ok, lo teniamo con la chiave. Voilà, e siamo a posto. Voilà, maniglie montate, mettiamo la sella e guardate un po', è veramente uno spettacolo. Mi piace veramente un sacco. Vi faccio vedere anche di qui. Belle belle. Ok, dalla Super Soco al prossimo video da Credendario. Ciao ciao!